Guarda, ti do questo che ti sporcavo le orecchie, ma beccate questo. Prima si mangia e poi si beve, vai. Vai. La mattina seguente è la mattina delle coccole. Non fa lo stupido. Là, in quel momento, devi essere ancora meglio. Gli darei il meglio. E io ti faccio vedere che piatto gli farei. Ragazzi, meglio di così non si poteva iniziare. Siamo di nuovo qui con lo chef Max Mariola. Però oggi facciamo una cosa fighissima, Max. Perché ti spiegavo off camera che a me è venuto sto schiribizzo di fare queste ricette un po' sexy, un po' erotiche, diciamo, no? Però chi meglio di te può insegnarmi come conquistare? Perché le donne, va bene il fisico, noi siamo due palle, però le donne devi prendere dalla gola, Max, soprattutto la mia. La cosa importante è continuare quello che si è iniziato durante la sera precedente, certo, la notte. Quindi la mattina tu devi dargli ancora di più importanza, devi ancora più, capito, omaggiarla di come siamo stati bene, di come ci siamo divertiti. Di una come... coccola. Una coccola. Quindi, che cosa? È che quindi le facciamo una colazione, le facciamo una colazione. Una colazione di questo genere. Madonna, allora, ferma, tu immagina il tipo normale che avrà conosciuto, che avrà, gli avrà portato il cornetto classico, banale. Quando vai? Noi che siamo tipi tosti, ci siamo svegliati tardi, dopo delle coccole. Mi sta avendo pure una... Questa potrebbe essere o una conferma della sera precedente o un metodo per farsi perdonare se la sera precedente non è andata benissimo. Immagina la scena, svegliati, lei sul tuo petto, capito? Sì. Tutto... aspetta, sto immaginandola perché sta scena non la vedo da anni, vai. Invece di fatte il caffè, dici, amore, un attimo, mi alzo e ti vado a fare la colazione. Vai, vai, vai. Incomincio. Vai, incomincio. Allora, tu fai una cosa. Io chi sono dei due in questo momento? Sei amico mio, dai. Ah, c'è la nostra dall'altra camera, okay. Proprio così, separati, separati però. Tagliami questi motori a metà. Così. Ok. Perfetto, ma non mi hai chiesto che gli faccio? Che... Allora, io onestamente ho quasi paura di chiedertelo, allora, okay. Perché ti ripeto, stiamo facendo una colazione, no? Una colazione, quindi deve essere una cosa leggera, appetitosa, ma che suscita anche dei sensi, che dà la spinta per ripartire. Per il replay, per il secondo round. Il tris, il quadris, ma te parlo a te, quello che ce la fa, ce la fa, ognuno si misura. Se è andato bene, se è andato male, non fate il bis di Cilecca, fate la colazione e vi salutate. Io che ho pensato a un qualcosa che tutti i sensi coinvolge. Cremosità, yes. Dolcezza, sapidità, yes. E croccante. Certo. C'è tutto. Non avete scuse, ragazzi. Deve essere vostra. Allora, quante ne vuoi pomodorini? Tipo, vai così. Ma sì, dai. Vai così, un attimo. Ci siamo dimenticati di una cosa abbondante da quello che mi sembra di vedere. Io incomincio a fare una cosa importante per me, di rendere ancora più croccante il pane carasau. Io oggi, mentre facevo spesa, ho immaginato questa cosa, in che modo che è una cosa piccola, non troppo grande, non troppo pesante, non troppo, diciamo, impegnativa. E allo stesso tempo però gli dobbiamo dare in un boccone. Quando lei morde questa cosa, io voglio vedere occhi che si rigirano, capito? Proprio che va. Stile esorcista, quindi. Sì, tipo Suspiria, che ne so, questo qua è troppo. Capito? Quindi deve essere una cosa di questo genere. Ora ti faccio vedere che in testa che c'ho. Un'altra cosa ti chiedo cortesemente, se mi aiuti. Sono qui per te, è normale, ti aiuto. Mi fai i gamberetti, non tutti, sgusciati. Vai, vai, vai. Ok, sono un maestro. Una cosa che non ci dobbiamo mai far ingannare è quello dell'aglio e della cipolla. Le nostre donne si lamentano del fatto, no, l'aglio a prima mattina. Già lo so, vede qualcuna che ci vede e ci dice, non mi conquisterai mai con l'aglio. Tu non lo vedi. Vedrai e non lo sentirai. Ti prego, fa piano, ho l'intestino irritabile. Hai capito? Il gioio devi dire così. Lei non lo vedrà perché noi non lasciamo tracce. Con questo tono però io lo devo, capito, dire, sì, sennò non è la stessa cosa. Allora, lo taglio a metà, profumo l'olio qui per friggere un po' il pane carasau. Piccole cose, saporite, gustose, buone, ma allo stesso tempo anche eleganti, non troppo volgari. A me è convinto, Max. Spero per te però di non essere la tua donna, di non svegliarmi sul tuo petto, ma per No. T'ho detto, siamo in due camere, siamo in vacanza, due camere differenti. Bello questo scenario. Noi ci siamo svegliati, loro ancora dormono. Noi ci siamo svegliati e loro ancora dormono. E dobbiamo ritornare là, che però ci devono fare la ola, capito? Uno si abbassa e uno si alza. Certo, è importante che anche la sera prima qualcosa l'abbiate fatta, perché secondo me la ola, pure che gli fai caviale e champagne, non te la fanno. Guarda, l'olio un po' caldo, sì. Vado a rendere croccante il pane carasau. Con calma, tranquillità, senza troppe ossessioni. Ecco, nella cucina non ci deve essere l'ansia di prestazioni. Ok. Perché già c'è stata la sera prima, quindi... Ma
madonna. In cucina io è tutto però purtroppo ho la testa malata, io sono malato, lo sai. Dimmi, dimmi, sono... Max, come t'aiuto? No, 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 non hai capito. Ho in mente una cosa da fare. E la devi fare per forza. La devo fare per forza, quindi mo adesso devo prendere il tuo strumentino che c'ho. Stiamo parlando ancora di cucina, giusto Max? Sì, perché sì, è uscito questa cosa, no, di pelle. No, oddio, subito ho immaginato qualcosa di strano, no? 50 sfumature di Max, è il Mr. Grey della cucina. Allora, quindi volevo fare un'altra cosa, vabbè, però non fa niente, uguale. Il pane carasau fritto, bello, tranquillo. Così abbiamo esaggerato il croccante, ancora più sì, croccante. Sì, un po' aiosino. Ammazza. Però la cucina in questo caso è un'arma a doppio... Ok, non avere ansia da prestazione, ma è un'arma a doppio taglio, perché se canni la colazione successiva te la sei giocata. Lei che cosa si aspetta? Lei si aspetta... Che si aspetta, Max? Che tu gli dai conferma che anche la mattina seguente... Pensi a lei. Ti piace. Sei lì per lei. Sei lì per lei. Quindi noi uomini su questo siamo un po'... Detto da cioè, non da, uno da noi bianchi, da uno dei capelli bianchi, noi tante volte pecchiamo su questo. Invece la mattina gli puoi dare conferma veramente che sei preso di lei in tutto, capito? Quindi la coccoli come non mai, anzi meglio ancora, perché hai scoperto veramente che potrebbe veramente essere la donna della tua vita, capito? Quindi questa è una cosa che non facciamo, però al... Già ride. No, il primo appuntamento. No, aspetta, fammi un attimo. Io mi innamoro sempre. Questo mi incuriosisce. Dimmi un tu po'. Devi dimmi un essere po'. Sempre innamorato. Se non ti prende la botta dell'amore, delle emozioni, quella roba lì, io non mi diverto. Io devo essere preso. Coinvolto, coinvolto sempre coinvolto. Perché sennò è tutto. No, cavolo, no, ma. Poi vabbè. Ci sono momenti e momenti, però la cosa bella è quando tu ti prendi quell'emozione, quando c'hai ci riesco o non ci riesco. Sarà o non sarà. Raccontamelo un po' questa emozione che io ormai me la sono dimenticata da anni, raccontamelo un po'. Pane croccante, fatto. Perfetto, stop. Poi ci abbiamo i pomodorini. Io che faccio? Con quell'olietto che ho fritto leggermente il pane, io che faccio? Me lo levo perché adesso è troppo caldo, è stato troppo sfruttato, quindi i sapori poi diventano cattivi. E invece lo leviamo, è diventato anche fin troppo liquido. Diamo una sciacquata alla padella. Se stai divertendo questi gamberetti, è un lavoro decertosino. Cioè fatelo la mattina, perché se lo fate la sera, raga, spegnetemi sa tutta la tutto l'entusiasmo. Fatemi sgusciare dal pescivendolo, perché se la sera diventi a sgusciare, poi le mani sanno di pesce, cioè, va un po' tutto. Però questa cosa piace anche il fatto che dimmi un po', tu dimmi un po'. Ti sporchi per lei. Bravo. Cioè in ogni cosa c'è una doppia chiave di lettura. Tu ti sporchi per lei. Ti devi sporcare per lei. È giusto. Io lo faccio per lei. Voi vedi la cipolla, dice no, la cipolla no. Ma scusami un attimo. Ma che t'ha fatto? Vi siete baciati. Il sudore col suo sudore si è mescolato. A sto punto la cipolla. Ma che cosa vuoi che faccia in è più? La Vigorsol. È la Vigorsol questa. Allora la metto anche questa intera. Sì. Così che soltanto da profumo. I pomodorini li faccio tutti in questa maniera. Dalla parte del taglio lo metto, sì. Che diventano zuccherini. È un dolcetto, altro che cornetto. Io ancora non ho capito che colazione che stiamo facendo, non lo sai. Ma mi abbandono al tuo volere. E c'è tutto quello che gli può piacere. Guarda, anche perché non l'abbiamo detto, ma io sarei uno di quelli da cornetto e cappuccino. No. No, non va bene, Max. Ma so che è sbagliato. Sono qui per redimermi. Quanti gamberetti vuoi, Max? Devi fare tutti i bicchieri. Dai, fai altri 5 stanno a posto, dai. Lo devi far sentire, no? Che fai? No, per carità. C'è tutto quello che gli può piacere. Normalmente le donne che cosa piace? Piacciono molto i crostacei, piace molto anche la stracciatella, impazziscono per la stracciatella. Infatti l'ho vista. Allora, la cremosità, questa roba qui, gli piace da morire. La avvolgenza. Sì, capito? Dai, tu immagini. Siamo passati all'onomatopee, adesso facciamo anche i versi. Un'altra cosa pazzesca che piace è il pesto. Questa non la sapevo. Quindi, foglie di basilico. Mo ti insegno anche una cosa. Noi vogliamo un pesto che sia di un verde pazzesco. Ok. Quindi dobbiamo fissare il colore. Tu pensi ai colori che gli facciamo te? Il rosso, il bianco, il marroncino dorato Deve godere con tutti i sensi. Sì. Già, spero abbia goduto la sera prima, sì. Ma dobbiamo farla godere anche il giorno dopo. Non esiste Tinder, ragazzi. Questo è il Tinder di altri tempi. Sono curioso che non l'ho mai usato. Io te l'ho detto, io sono fuori gioco da 10 anni, cioè io in realtà sono già vecchio dentro. Oddio mio. Ho messo un po' di sale nei pomodori, vai. Un pochino di pepe e per me ci sono, guarda, li faccio in questa maniera. Okay. Sotto da una parte l'ho cotti, mo gli do una girata, vedi un po' caramellati, sì. Così, e ci siamo. Stop. Due pinoli dentro al nostro basilico, italiani, un pizzico di sale e mo ti metto il trucco. Comprate gli italiani perché se ne accorge la vostra lady. Secondo la quantità del basilico un cubetto di ghiaccio. Così che succede? Si mantiene il colore perché è freddo, perché se tu lo vai a scaldare con la lama... Diventa nero. Subito un po' di olio mettiamo dentro. Vado avanti io? No, vabbè, basta, dai, intanto voglio farlo.
Non va più, non ce la fa più. Fai sempre il nostro Pinocchio. Perché mi manca la motivazione, perché se guardo avanti vedo solo il cameraman, non c'ho nessuno da conquistare. C'è pure ragione pure te, però. Mannaggia miseria, c'è ragione. Parmigiano un po'. Cioè praticamente, scusa Max, non per distruggerti il progetto, però praticamente mi devo alzare 3 ore prima che si sveglia lei per fare tutto sto popolo di roba. No, poi, allora, c'è presente poi quando ti chiamano, no? Hai fatto amore? E tu stai laggiù così. Dovete organizzarvi. Lei sicuramente si potrebbe anche fare, che ne so, una docetta rinfrescante. Esatto, la soddisfazione di quando la vedremo mangiare ripagherà tutta questa fatica che stiamo facendo. Sì, assolutamente. Sono d'accordo. Quindi i gamberetti l'abbiamo fatti. Stiamo facendo un bellissimo pesto, pomodorini, pane canastro. Sau croccante, azzardo. Stiamo facendo magari una bruschettina croccantina. Ma io farei proprio un mini sandwich. Un mini sandwich. Piccolo. Mica ti presenterei col cappuccino a letto. Ho studiato, Max. Mi raccomando. A letto, la mattina dopo, ti devi presentare. Anzi, ti puoi presentare solo con una bollicina. Ma che stiamo scherzando? Un prosecchino. Ma uno champagnino, un bel franciacorta, qualsiasi cosa. Allora, non fate i tirchi, metteteci la roba. In amore non si fa tirchi. Bravo, sono d'accordo. Allora, piattino. Siamo già pronti, quindi? Ti ho detto che era un attimo. Ah, dai, mi aspettavo peggio. Voglio capire il piatto giusto. Pure il piatto è importante, beh. Beh. Un maestro. Ragazzi, si vede che c'è esperienza. Lo devo rompere in una maniera. Tu dici, questo qua è matto, eh? La prima volta che si vede, mi dici, questo qua è proprio uno scemo, un pazzo. Fai così, aiutami. Mettici una puntina di stracciatella che sarà il nostro collante. Okay. Per non farla scivolare. Bravissimo, grande. Poi. Pane. Così. Vai. Ci mettiamo stracciatella. Io voglio che lei si deve sporcare. Mi deve zozzare il letto. Non devi sporcare il letto di pomodoro, di stracciatella, non mi frega niente. Devo avere questa soddisfazione. Tanto poi non laviamo noi che sta caprando. Facciamo una cosa che è questa qua, ti faccio un lavoretto. Dammi i miei gamberetti adesso. Li tartarizziamo? No, ma appena guarda. Un battuto. Ti faccio vedere come facciamo, guarda. Adesso è qualcosa che si sente. Appena quella deve dire, ma dove hai imparato tutta sta roba? Quella deve dire, ma perché non t'ho trovato prima? te guardavo però non c'ho avuto il coraggio. Ecco, la prossima volta lo sai. È una vita che spero di sentirmi dire queste parole in vano. Adagiamo sulla stracciatella. Bello. Così, senza esagerare. Sì. Poi ci mettiamo una cucchiaiatina di pesto. Aspetta, non mica ho assaggiato, eh? È buono. Senti sul dorso, senti, vai. Mi stai conquistando, Max. Guarda che bei colori, guarda. È perfetto, ragazzi. Adesso facciamo il test sul camera e vediamo se si innamora lui. Allora, così. Che doppio, bello. Così se ne sbriciola la mano. Sì, capito? Sì. E tu la vai e parti con la lingua sulle dita. Aspetta, non è finito. Ah. Allora, gamberetto. Certo, anche sopra. Sto ripensando, si deve sporcare così tu parti subito sulle dita. proprio tipo a due piani. A due piani. Lei così si sporca e tu lo sai che devi fare. Dove casca, vai con la lingua. Io mentre mangio, sai che fare? Mi porterei avanti e la guarderei già con la lingua di fuori. Che sbrodolo così. Ok. Un giretto pepe. Io direi che ci siamo. Ora famo uno per noi pure. Guarda che t'ho portato. È questa la differenza. Ecco perché tu sei avanti. Pure il bicchiere in freezer ha messo. E intanto io faccio il bocconcino per noi. Se tanto mi dà tanto, però questa la dobbiamo aprire sul letto. Visto che stiamo sporcando tutte cose. No, faccio... vabbè, però la perdi del tempo lì, no? Invece okay. Già arrivi già tutto preparato. Già tutto quanto sincronizzato. Vai, senti che bello, vai. Così. Bicchiere ghiacciato, queste sono chicche, ragazzi. Ma ragazzi, imparate. Ma stavo scherzando. Voi giovani, imparate. Ma ragazzi, sono piccole cose. Non si fanno più queste cose, allora, Max. Prima di tutto, guarda il food cost. Bassissimo. Perché? Sì, esatto. Perché i gamberetti ho preso quelli rosa, sono quelli meno costosi, quelli sì, che sono con la frittura. Esatto. Altra cosa importante è la quantità. Io ho comprato 2 etti di stracciatella, 200 grammi di gamberetti. Guarda, ti do questo che ti disporcavo le tecchie. Ma beccate questo. Pronti? Prima si mangia e poi si beve, vai. Vai. Ho avuto un attimo timore perché mi sono sporcato le mani. Qua lingua. Subito ti ho guardato per vedere se partissi. Ma com'è? Niente che sovrasta il sapore del latte. Cioè il pane carosau è diventato croccantissimo. Perfetto, buonissimo. Mamma mia. Non deludete il giorno dopo, la mattina seguente, mi raccomando. Così non la deludete sicuramente. E poi ovviamente okay. Alla nostra e all'amore. E all'amore sempre, dai. Ragazzi. Oh, che roba? C'ho speranze pure io, Max. Ce la posso fare.